momento sono in tre: Italia, Stati Uniti, Colombia. Italia, Stati Uniti e Colombia. Massimiliano Presti ci sembra tranquillissimo, è al comando, sta tirando lui il gruppo, seguito da Zangarini. Tentativo di sorpasso da parte degli Stati Uniti, vediamo come va. Mi pare che sia uno statunitense l'ultimo ad essere transitato sul traguardo. Esce Joseph Mantia, Stati Uniti. Esce Joseph Mantia. Adesso c'è Francesco Zangarini che è partito. È partito Francesco Zangarini. Prosegue la sua corsa lo statunitense Mantia, anche se la giuria l'ha fermato in quanto transitato per ultimo. Evidentemente non sente, ma Francesco Zangarini va e vince! Vince Francesco Zangarini per l'Italia, medaglia d'oro, secondo titolo assoluto. Signores, bravissimo Francesco e bravissimo Massimiliano Presti, è arrivato quarto. Pronta al suono, ecco qua, la giudice incaricata della campana e si va. Ragazzi, andiamo, vediamo se riusciamo a conquistare qualche altra medaglia con la nazionale italiana. Le due colombiane stanno scappando, ritmo veramente eccezionale da parte della coppiata Mendez e Vivas della Colombia. Ai 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 ai, esce Laura Lardani, brava Laura, comunque si è resa protagonista di una bellissima gara. Ed è partita la nazionale colombiana insieme alle due statunitensi, che rimangono più appagliate delle colombiane in questa uscita di curva. Sempre al primo posto la Colombia con Brigitte Mendez, prova l'inserimento Jessica Smith, fasi concitate della gara, e ha vinto Brigitte Mendez, ci sembrerebbe. C'è un sorpasso del colombiano, attenzione, non bisogna perdere proprio sul più bello, ragazzi, questa grossissima opportunità per loro. Eliminazione, vediamo com'è andata, attendiamo il responso della giuria. Qui si continua a correre, eccolo qua, ultimo giro, partono i colombiani, la coppiata colombiana sta distanziando i nostri ragazzi Felipe Andrés Muñoz. Ultimo giro, come sentite dalla campana. Ecco il rettilineo finale, ma c'è la rimonta di Claudio Naselli e vediamo come andrà a finire questa 15.000 metri ad eliminazione juniores maschile. Naselli che sta cercando di prendere Muñoz, spaccata finale e vince Naselli, medaglia d'oro per Claudio Naselli che in spaccata riesce a superare proprio di un soffio il colombiano Andrés Felipe Muñoz. Attenzione, entriamo nel vivo della, ecco, come ha detto lo speaker, si sta veramente entrando nel vivo della prova. Vediamo la nostra Nicoletta Falcone un po' nelle retrovie, campana dell'ultimo giro e quindi si parte a tutta velocità per agguantare la medaglia d'oro. Parte Julie Glass, vediamo la Colombia come riesce a districarsi in questa curva abbastanza convulsa. Parte Cecilia Baena e va a vincere in scioltezza, protetta alle spalle da Brigitte Mendez che quindi ha medaglia d'argento. Completar la carrera. Ecco che Luca Presti sta dando l'andatura, protetto alle spalle da Luca Saggiorato. Quindi la tattica di gara di Martignon vuole che i due italiani siano al comando, quindi al controllo delle operazioni. Ecco che aumenta l'andatura Luca Presti, lascia il passaggio a Luca Saggiorato che però perde l'equilibrio. Luca Saggiorato, peccato, Luca Saggiorato è caduto proprio in curva. Adesso c'è la campana dell'ultimo giro, ma anche Luca Presti è rimasto disorientato per quanto non sia caduto. Ed ecco che c'è l'ultima curva da affrontare prima dello sprint finale. Saggiorato caduto, Presti, Luca in difficoltà e medaglia d'oro abbiamo visto per il francese Thomas Boucher. E via con l'applauso. Forza ragazzi, Andrea Mabili, Danilo Bontempo Scavo e Daniele Sciarra. Ancora la Francia adesso in avanti, Stati Uniti, Italia. Pattinatori disposti a treno, tenta il sorpasso nel basso l'Italia. Viene coperto però questo tentativo proprio
nel basso, la stiamo seguendo tutta questa gara perché è veramente appassionante. Attenzione che c'è stato un coreano che è un italiano, è l'italiano che è caduto. Che peccato ragazzi, che peccato. C'è stato un coreano che ha sbagliato traiettoria, evidentemente ha fatto perdere un po' l'orientamento. Non abbiamo visto quale sia il nostro ragazzo caduto, però purtroppo è stata proprio l'Italia che purtroppo è caduta. Che peccato ragazzi, eccolo qui inquadrato il nostro ragazzo che tenta la rimonta, ma la gara comunque è sugli Stati Uniti, che come possiamo vedere dalle immagini della regia di Augusto Prandi e il realizzatore argentino di questa, di questo campionato mondiale dell'Aquila, quindi sempre Stati Uniti in avanti. L'Italia ci sembra nettamente in ritardo, la Francia è stata chiamata a lasciare la gara. Campanella dell'ultimo giro, Stati Uniti che ormai si dovrebbero avviare a vincere. Ecco che gli Stati Uniti ormai si avviano a vincere senza problemi, ed ecco qui medaglia d'oro per gli Stati Uniti, che quindi hanno potuto recuperare una della Nuova Zelanda e una della... È appena partita questa prova della 500 sprint junior femminile, vediamo la statunitense al comando, potrebbe essere proprio la serata degli Stati Uniti questa. Si tratta di Brittany Bow con il numero 313, al terzo posto la Colombia. Vediamo come va a finire questa gara, ancora un'incertezza e sarà un arrivo molto difficile e confuso. Che caduta. Attenzione. Partita la 500 metri sprint seniores maschile, convulsa la partenza, ma Luca Presti cerca di guadagnare il primo posto, tallonato da Callum Dubbin della Nuova Zelanda. C'è anche Pascal Briand della Francia, corrono paralleli i primi due atleti. Ecco questa curva, scatta nel basso Luca Saggiolato, bravissimo, bravo Luca, vai Luca. E Luca Saggiolato è seguito da Massimiliano Presti, l'oro è vicino, non molliamo ragazzi, non molliamo assolutamente. Luca Saggiolato in prima posizione nell'ultima curva, l'affronta con grande sicurezza e si appresta a vincere. Vai Luca, braccia al cielo, e medaglia d'oro per te, medaglia d'oro per Luca Saggiolato, secondo posto per Luca Presti, doppietta tutta azzurra. Suona la campana dell'ultimo giro e qui ci si gioca il titolo mondiale. Andrea Gonzalez sempre al comando, viene sempre tallonata dalla pattinatrice colombiana, ma l'Argentina non molla la presa, affronta anche l'ultima curva prima del rettilineo. Ecco Andrea Gonzalez che aumenta la sua andatura e va a vincere. Vince Andrea Gonzalez la sua medaglia d'oro numero 2. Francia che adesso passa i propri minuti nel frattempo. Italia sempre in terza posizione, una americana squadra che veramente ci sta appassionando, che sembrava veramente persa, ma i nostri ragazzi non mollano mai, ed è proprio Massimiliano Presti che sanguina addirittura, sta sanguinando, ma non molla, grande coraggio dei nostri ragazzi e del nostro Max in particolare. Sempre al primo posto gli Stati Uniti adesso, dietro la Francia, è un testa a testa tra queste due nazioni e noi abbiamo circa una trentina di metri di divario. Ecco che gli Stati Uniti vanno a vincere sulla Francia e l'Italia conquista una medaglia di bronzo che vale letteralmente oro. Bravi ragazzi, bravi Francesco Zangarini, Luca Presti e Massimiliano Presti hanno recuperato l'impossibile. Attenzione perché siamo al suono della campana. Suono della campana, quindi è l'ultimo giro della Colombia. In avanti con il numero 80, Cecilia Baena.
seguito dagli Stati Uniti, poi l'Argentina, ancora la Colombia che è in prima posizione, si appresta a vincere questa medaglia, esce per prima dalla rettilineo, ci sono alcuni metri di vantaggio e la Colombia va a vincere, secondo gli Stati Uniti e al terzo posto l'Argentina, quindi Colombia, Stati Uniti ed Argentina. È la volta adesso di Gregorio Duggento. Ecco Duggento, campione del mondo in carica con la maglia azzurra lo scorso anno a Barquisimeto in Venezuela. Tempo per Gregorio Duggento favoloso, 17 secondi e 138, quindi ha battuto quello di Callum Dubbin. Poi c'è la cinese Shan, la statunitense Brittany Bow, ultimo giro, e la colombiana Puello. Vediamo adesso questo rettilineo che porterà all'imbocco prima della curva. Silvia Caglio viene sorpassata adesso da Brittany Bow, che affronta per prima la curva conclusiva. Pubblico che sta applaudendo. Attenzione, che fallo! Che fallo! Va a vincere adesso la colombiana Puello, poi la cinese Taipei. Si tratta di Marco Falcone con il numero 12, di Claudio Vanzelli con il numero 13. Poi un colombiano, Jorge Luis Cifuentes, e il numero 138, Pierre Callot, per la Francia. E l'Italia che però scatta. Ecco che tra breve gli atleti transiteranno sul traguardo. Suona la campana dell'ultimo giro e Marco Falcone al comando. Sempre Marco Falcone che precede l'atleta colombiano Cifuentes, cerca una rimonta a Pierre Gallo, ma è ancora Marco Falcone che ha un vantaggio di circa 2 metri. Ecco che riesce a sempre mantenere la prima posizione anche in curva rettilineo finale. Attenzione Marco, andiamo, attenzione, ed ora aveva vinto Marco Falcone. Marco Falcone ha vinto la 500 metri sprint. Ancora un giro, quindi al passaggio, suono della campana e poi volatona finale, tutta da seguire. Ed è partita l'Italia con Francesco Zangarini che allunga il proprio margine di vantaggio. Francesco Zangarini ha circa 15 metri di vantaggio sul gruppo. Francesco Zangarini segue imperterrito nella propria azione. Eccolo imboccare l'ultima curva, l'affronta con un notevole margine di vantaggio, non può perdere questo titolo mondiale. Francesco Zangarini che vince ancora una volta il suo titolo iridato. Dietro di lui Joseph Mantia degli Stati Uniti, e quindi medaglia d'oro per l'Italia, grandissimo Francesco Zangarini. Francia, Colombia, Stati Uniti. Però qui i sorpassi si susseguono con grandissima rapidità, quindi non bisogna assolutamente temere alcunché. Se ci dovessimo ritrovare un po' nelle battute conclusive, nelle ultime posizioni, perché spazio per recuperare c'è. Sono tutte lì, pubblico che sta incitando le squadre. La Colombia, ancora 2 giri al termine, la Colombia al comando. Colombia al comando, ecco che viene superato adesso dagli Stati Uniti. Al terzo posto la nazionale italiana che non molla assolutamente la presa. Pattinatrici che si sono allargate come potete vedere, quindi c'è il massimo della tensione per cercare il sorpasso, la traiettoria giusta per portarsi al comando. Nuovo cambio ed è partita anche la Corea adesso, ed è proprio la Corea del Sud al primo posto. Pubblico che sta guardando questa gara con il fiato sorpreso. Ultimo giro, quindi chi taglia il traguardo per primo ha vinto. Attenzione, gli Stati Uniti per adesso stanno per avere la meglio. Volata finale, vince gli Stati Uniti. Italia seconda, l'Italia si è piazzata al secondo posto. Ecco che Massimiliano ha avuto un attimo di incertezza, prontamente rientrato. Ancora due giri al termine, Stati Uniti
adesso c'è anche la Francia che prova. Ancora spazio di cambio, parte la squadra statunitense, Zangarini, poi la Francia, Stati Uniti, Italia e Francia. Questo è il terzetto che per ora dovrebbe giocarsi la medaglia. Ancora un giro, quando suona al passaggio ci sarà il suono della campana, dopodiché volatona finale a tentare il tutto per tutto per conquistare un oro che speriamo possa arrivare. C'è una caduta ma non ci riguarda, c'è una caduta ma non ci riguarda. Sempre al primo posto adesso la squadra statunitense, ma Luca riesce a trovare il varco giusto, viene però chiuso nuovamente, sempre la squadra dell'America in vantaggio, ultimi metri, rettilineo finale, vediamo se ce la facciamo. No, ha vinto la squadra statunitense, seconda l'Italia. Thank you.